La teoria degli alieni grigi, come esseri creati attraverso esperimenti genetici condotti sulla Terra, è un argomento affascinante che ha catturato l'immaginazione di molti. A prescindere la veridicità di questa bizzarra teoria, questa idea per molti versi abbastanza controversa si è diffusa ampiamente, alimentata dalla narrativa della fantascienza e da teorie del complotto. La teoria degli alieni grigi come prodotti di esperimenti genetici terrestri ha radici profonde nella cultura popolare e nella letteratura ufologica. Infatti molte persone ritengono che questa famosa razza extraterrestre, con la loro pelle grigio pallida, le grandi teste e gli occhi scuri, non siano altro che il risultato di manipolazioni genetiche condotte semplicemente da scienziati umani. Questa convinzione si basa su una serie di testimonianze di presunti rapimenti alieni e incontri ravvicinati del terzo tipo. Se vogliamo, questa teoria diventa ancora più ingarbugliata secondo le teorie di David Jacobs. Come accennato, alcuni individui e gruppi hanno sostenuto attivamente la teoria degli alieni grigi come prodotti di esperimenti genetici terrestri. Ma c'è la teoria di un uomo in particolare che va oltre, è quella di David Jacobs, professore emerito di storia presso la Temple University, ha proposto l'idea che gli alieni grigi, in realtà potrebbero essere entità geneticamente modificate create ibridizzando uomini direttamente con alieni. Secondo Jacobs, in base a particolari risultati delle sue ricerche, che includono l'uso dell'ipnosi regressiva su coloro che affermano di essere stati rapiti da alieni, ha partorito la stravagante teoria che non solo è in corso la creazione di ibridi tra umani e alieni, ma anche il piano per realizzare un programma segreto di infiltrazione con lo scopo finale di prendere il potere sul nostro pianeta. Nota: la teoria di Jacobs è stata ampiamente criticata, infatti molti scettici hanno fatto notare che le teorie di Jacobs si basano solo sui racconti dei presunti rapiti. Fra le critiche, pesano in particolare quella di Susan Clancy e Carl Sagan. Detto ciò, molti altri esperti a causa di tutto questo considerano le prove a sostegno di questa teoria come aneddotiche e non scientifiche, basate solo su anomale esperienze psicologiche o fenomeni naturali. Un'altra interessante teoria potrebbe essere quella di Miguel Mendonca, autore e ricercatore britannico noto per il suo lavoro nell'ambito degli incontri con gli UFO e delle esperienze di contatto. Mendonca ha scritto diversi libri sull'argomento, tra cui Meet the Hybrids, The Lives and Missions of Pet Ambassadors on Earth, che esplora le esperienze di individui che affermano di avere un'origine mista umana ed extraterrestre. Mendonca sostiene specificamente la teoria degli alieni grigi come prodotti di esperimenti genetici terrestri. Il suo lavoro per lo più affronta temi correlati, come gli incontri con gli UFO, le esperienze di contatto e le ipotesi sull'origine e la natura delle razze extraterrestri. Secondo questo ufologo, dopo aver fatto una particolare ricerca, stando a contatto con 8 soggetti che si dice avessero oggetti di fattura aliena impiantati nel loro corpo, è arrivato a capire perché esseri di altri mondi sarebbero così interessati alla razza umana. Inoltre lo studioso fa una dichiarazione molto difficile da digerire. Cerco di stare il più possibile con i piedi per terra. Io sono un accademico, specializzato in energie rinnovabili, prima di fare un'affermazione devo esserne sicuro. Questi ibridi stanno innalzando le vibrazioni della gente e risvegliando le persone. Anche io ho iniziato questo processo, per me è innegabile. Conclusioni. La teoria degli alieni grigi come prodotti di esperimenti genetici terrestri continua a suscitare interesse e dibattito tra gli appassionati di ufologia e gli studiosi del fenomeno UFO. Tuttavia, finora, resta il fatto concreto che non ci sono prove certe che supportino questa ipotesi, motivo principale per cui molti ritengono che sia più probabile che gli alieni grigi siano una manifestazione della cultura popolare e della fantasia umana piuttosto che il risultato di esperimenti genetici condotti sulla Terra.